famiglia di Spoleto. All'età di 17 anni ho sentito già la vocazione alla vita religiosa. 10 giorni dopo la prima professione religiosa sono partita in Guatemala, dove ho fatto un anno di missione e lì ho toccato con mano il carisma della nostra famiglia religiosa, l'incarnazione di Gesù nella famiglia di Nazareth, ma con preferenza e con l'opzione veramente dei poveri. Dopo sono rientrata in Italia perché mi hanno chiesto di studiare, ho preso un dottorato in scienze infermiere e ostetrica, ho finito gli studi all'Università di Tor Vergata di Roma e questi studi effettivamente erano per andare poi in Africa. E nel 2007 sono sbarcata in Africa, precisamente in Costa d'Avorio. Al nord della Costa d'Avorio, una città chiamata Odienè, di 250.000 abitanti, e 99% musulmani. E lì abbiamo un ospedale, quindi la mia missione era quella di occuparmi dei bambini, dei malati, tutti quelli che venivano all'ospedale. Direi che ce ne sono tantissimi ricordi perché sia a livello dell'ospedale, sia nel 2011 ho iniziato un orfanotrofio che si chiama Maison d'Accueil Arc-en-Ciel. E proprio perché c'era un bisogno nella città, molti bambini erano abbandonati, anche le mamme muoiono durante il parto, quindi era un'esigenza, un bisogno veramente forte. E ho cominciato questo orfelinato, questa casa di accoglienza. E lì ho avuto molti ricordi belli, ma anche brutti, perché fa parte anche della vita. Qui la donna è quella che diremo noi in Italia è il padre, diciamo che il padre famiglia, è lui che lavora, è lui che ha la responsabilità della famiglia. Ma qui in Africa è la donna che è lei che lavora, è lei che ha tutto sulle spalle, il carico di tutta la famiglia. E anche sia l'educazione dei bambini, sia se i bambini sono malati, è la donna che è il principale, direi, pilastro della famiglia. Quindi è la donna che deve trovare tutte le strategie, tutto quello che ha bisogno per fare vivere la famiglia. E spesso si vedevano gli uomini che prendono il tè dalla mattina alla sera, o si vedono gli uomini seduti a parlare di cose tra di loro, e la donna la vedi caricata con dei cesti sulla testa, andare a prendere l'acqua, andare al campo. Quindi questo non ho mai voluto accettare, il fatto che la donna che deve fare dei sforzi spesso sovrumani, e il marito sta lì che aspetta il pranzo, che aspetta che la moglie riviene dal campo per mangiare. E poi quello che anche non ho mai accettato è a condizione anche del bambino. Il bambino non è considerato come bambino. Durante un pasto, per esempio, c'è il papà che deve mangiare la carne, un pezzo di, se c'è il pollo, se c'è la carne, il papà che mangia, dopo mangia la mamma, e l'ultimo, se resta qualcosa, il bambino che mangia. E quindi c'è molta malnutrizione, i bambini muoiono, più del 50% muoiono meno dei 5 anni, e quindi c'è una realtà che ancora c'è molto da lavorare. Nei quartieri dove stiamo, dove abitiamo, sono dei quartieri poveri, dove ancora la gente vive anche nelle capanne, ci sono tutte le realtà, ci sono i palazzi, come ci sono le capanne, vedi un grande palazzo per esempio di 10 piani e accanto vedi una capanna dove possono vivere anche già 10-15 persone. Io sto adesso in una scuola, prima stavo nel campo della salute, adesso sto in una scuola, abbiamo 480 bambini che prendiamo a carico
su 480 abbiamo una trentina di bambini che prendiamo a carico gratuitamente, perché non hanno la possibilità di pagare la scuola. Ma quello che abbiamo cercato di rinnovare un poco, come dare anche il nostro logo, qualcosa di differente nella nostra scuola, è quello che abbiamo inserito da 2 anni nella nostra scuola: i bambini handicappati. Abbiamo aperto questo nuovo servizio nella scuola dicendoci che abbiamo una scuola inclusiva che accetta i bambini sono dei bambini con autistici. E qui in Costa d'Avorio questa è una realtà molto difficile da vivere, e nessuna scuola in Costa d'Avorio accetta questi bambini, perché non esiste nulla per accompagnare questi bambini nel campo educativo. E quello che vorrei lasciare come eredità alle mie sorelle un poco più piccole è quello veramente di mettersi all'ascolto dei poveri, di mettersi all'ascolto dei poveri in modo che se ci mettiamo all'ascolto dei poveri possiamo capire qual è il loro bisogno e come rispondere al loro bisogno, che spesso anche noi europei, missionari dell'Europa, abbiamo fatto anche tanti sbagli, perché abbiamo la concezione del nostro modo di vivere, del nostro modo di pensare, del nostro modo di esistere. Io sono anche formatrice in gestione dei progetti umanitari, e lì ci siamo rese conto effettivamente a volte come noi stessi facciamo dei sbagli. Per esempio, andiamo in un villaggio e vediamo che non c'hanno i pozzi e costruiamo dei pozzi, e invece di fare chilometri e chilometri, per esempio, a delle donne che hanno le giare nella testa e fanno chilometri per andare a prendere l'acqua nel fiume, ma si fanno dei pozzi che poi non vengono mai utilizzati. E se ci chiediamo perché effettivamente non era il bisogno di fare un pozzo, non era questo il bisogno della popolazione. Il bisogno magari era un altro. Le donne che fanno chilometri per andare al fiume, per loro non è un problema. Significa per loro camminare, raccontarsi la vita di tutti i giorni con le amiche, e per noi vedere una cosa del genere è impensabile. Quindi ho imparato effettivamente qui, è quello che voglio lasciare anche alle mie sorelle, di ascoltare i bisogni dei poveri.